Io vorrei chiedere di ritirare questo subemendamento, sinceramente, perché definitivamente va ad eliminare il comma 3, cioè va a togliere il fatto che la copertura vaccinale tra gli operatori sanitari è un requisito per l'accreditamento delle strutture private accreditate con il sistema sanitario regionale. Allora, come vedete, questo tema, voi lo sapete, si è spesso usato per strumentalizzazioni politiche, un tema delicatissimo come quello dei vaccini. La nostra posizione rispetto a questa legge che obbligherebbe appunto gli operatori sanitari a delle vaccinazioni obbligatorie è contraria anche e soprattutto dal punto di vista tecnico, perché è discutibile, discutibilissimo la possibilità che una regione autonomamente, difformemente dalla normativa nazionale, possa estendere un obbligo nazionale imponendo un trattamento sanitario in modo coercitivo a una certa categoria di persone. Però andare a togliere questo comma è molto contraddittorio rispetto alle intenzioni che dovrebbero essere dei proponenti. Io immagino che i proponenti siano convinti che questa coercizione sia necessaria. Allora, se questa coercizione è necessaria, coerentemente, mancato rispetto di questo obbligo deve essere motivo per impedire l'accreditamento di una struttura privata, altrimenti è un tema che sembrerebbe essere utilizzato per strumentalizzazioni politiche. Lo fate al punto da spingervi a proporre una proposta praticamente incostituzionale che non sta né in cielo né in terra. L'importante però, vi preoccupate che almeno lasci in pace il privato. Anche perché non è affatto vero che è già compreso, insomma, un po' le scuse che ho sentito accampare poco fa, per cui vi siete convinti a presentare questo subemendamento, o avete convinto a presentare questo subemendamento. In assenza di una dicitura espressa, e quindi andando a togliere quella che era prevista nel testo originario dell'emendamento, non sarà possibile integrare i requisiti dell'accreditamento che oggi sono indicati nella legge 9 del 2017. Quindi è una questione di coerenza. Se ci credete fino in fondo, fatelo appunto fino in fondo, e non pensate e non accontentatevi di agitare ancora una volta questo tema per strumentalizzazioni politiche, perché così dimostrate di averlo fatto se pensate che questo tema, insomma, vi sta a cuore finché non disturba, appunto, non dà fastidio agli operatori sanitari che operano nel privato e quindi alle strutture private. Ecco, questo io chiedo, coerenza, e credo che la coerenza possa giustificarsi, possa manifestarsi con il ritiro di questo subemendamento.